Era? Oggi mi sento molto. No, oggi mi sento molto Cristina Parodi, anzi Cri Parodi. Vi svelo il segreto di come fare un reality, c'è proprio la ricetta, me la so scritta, capito? Allora, il Grande Fratello quest'anno è stato strutturato così. Iniziamo con un ragazzo omicidiale laureato, così facciamo acculturare questa edizione, capito? Oltretutto è sardo. E ci mettiamo anche due infermiere e un matematico, capito? Tipo una barzelletta, allora c'è un telescopo, c'è un... No. È un matematico, no, questo hanno omicidiato che hanno fatto, è pieno di gente intelligente, salvagente, consapevole, che freestyle, sì, pieno di gente intelligente, fidati, ma comunque, poi ci mettiamo anche un avvocato, buonasera, avvocato, e un sordo muto, così non possono dire che discriminiamo diversamente abili, capito? Ma noi siamo comprensivi. Poi chiaramente ci mettiamo un trans con una storia un po' così, capito? Così possiamo dire che siamo a mente aperta. Solo che la mente è come un paracadute. Se non è aperto non funziona. Ma comunque non può mancare l'italo-africano, così non ci danno dei razzisti. Poi tra 2 o 3 settimane lo buttano fuori. Oh, è italo-africano, sì, è mezzo stranino, però parla più italiano di un italiano. Ah no. Poi chiaramente ci mettiamo un ragazzo orfano, adesso non ricordo se di padre o di madre, però fa sempre audience. Due belle ragazze che devono avere una particolarità micidiale. Sì, fanno il provino, ciao, sì, il nome, sì, sei burrica? Sì, allora perfetto, vieni, sì, devono essere burriche, per forza, gemelle oltretutto, quindi figurali i film mentali. Poi tra una di queste burriche gemelle ne parliamo tra un attimo. E poi c'è la classica bionda stupida che pensa solo a fare shopping, fumare, telecamere e altre cose. E un altro paio di belle ragazze e belle ragazze che sono come il contorno della bistecca. Sì, una bistecca, cottura media, e come contorno due belle ragazze, capito? Per fare gazzosa. Non sono brutti, per carità, però si capisce che sono per condire, condita. Mani. E poi chiaramente cosa è successo? Ci sono due sardi micidiali, uno che era maschio però è diventato femmina e l'altro che era femmina è diventato maschio, però ha sposato il maschio che è diventato femmina e poi non c'è più nulla, ma comunque sono sardi quindi supporto a prescindere. Nel garage Tugurio, come iniziate il Grande Fratello, ci hanno messo una coppia che non si conosceva. Chiaramente hanno andato. E poi cosa è successo? Salgono nella casa. Ciao! La mia ex ragazza. Trova l'ex ragazza. Anche tu qui? Sì, ma guarda un po', io non lo sapevo. Allora, e lei chi è? È una che mi è andato giù. Ah, bene, quindi adesso c'è un casino, bisticciano, perché io sono l'ex ragazza, sono gelosa. No, sono diventate amiche. Amiche, si siedono a fianco, oh, ma con te come lo fa? Ma come glielo faccio, amico? Capito? Cose del genere. Sicuramente sono vere. Eia! Fidati! Niente, questa è la ricetta per creare un reality micidiale. Non ci vuole niente, sono un paio di cosette. Una cazzata. Se volete, poi ve la mando e lo create anche voi un reality. Va bene? Dai, ciao, ciao! Sei proprio micidiale questo grande fratello. E comunque lo sto guardando perché è da guardare. Ciao. Aspetta. Aspetta, fermo un attimo, non hai capito? Ieri c'era il Grande Fratello. E cosa è successo? È andato il padre del sordomuto a trovarlo in casa. Non si parlavano da 2 anni e tu aspetti 2 anni? Aspetti il Grande Fratello per riparlare con tuo figlio. Oh, so simple! E poi gli chiedono, ma come mai non si parlavano? Non lo sentivo.